che adesso abbiamo, se la regia vuole inquadrare i nostri ospiti, eccoli qua. Abbiamo Don Giovanni, buongiorno Don Giovanni. Buongiorno e buona domenica a tutti. Benissimo, e poi Salvatore Maesano, eccolo qua, buongiorno. Buongiorno anche da parte mia, buona domenica. Oh, benvenuti qui a Radio Studio 95 a Merito TV, siamo in diretta anche in televisione, siamo qui per parlare del carnevale organizzato, carnevale ogni festavale, per lunedì 12 febbraio 2018 a Rogudi, spazio fiera dalle ore 20. Adesso inizieremo, prima, se mi permetti Salvatore, iniziamo a fare due chiacchiere con Don Giovanni. Certamente, ecco, anche perché è quello che ci raccomanda proprio con il Padre Nostro, cioè, è giusto che parli prima lui. È giusto che inizi lui. Che tipo di chiacchiere? Ma tipo di chiacchiere, intanto le faccio gli auguri Don Giovanni per il suo compleanno. Ah, grazie. Che grazie. Giorni fa ha festeggiato il suo compleanno, quindi grazie di cuore. Glieli faccio, gliel'ho fatti anche tramite Facebook, comunque adesso colgo l'occasione per fargliele qua direttamente su Radio Studio 95. Scusate, e poi su Merito TV. Tutto bene, complimenti per tutto, però Don Giovanni, un compleanno con quella torta lì, mi scusi, forse è la torta del momento, è la squadra del momento, è fortissima. Ma lei parla della regina? No, ha fatto... quella, la seconda è la della regina, la prima quella della due regina. Amori, due amori, due, lei ha due amori, due amori calcisticamente parlando, insomma, una è la regina. Poi la Juve. La Juve. Però quella torta lì, Don Giovanni, secondo me non è che. Non potevo mettere una torta cinese. Vabbè, le torte le facciamo sempre qua in Italia. Poi magari mettiamo qualcosa, che so, l'Inter, la Juve, però. La Juve, va bene. L'Inter non va per ora, non va chissà per quanto tempo. Vabbè, noi ci accontenteremo così di poco per arrivare al quarto posto, se ce la facciamo. È in bilico. Certo, questo è un momento non buono dell'Inter, comunque. Ecco, mi salvate che la Lazio ieri ha perso. La Lazio ieri ha perso, sì. E il Napoli ha vinto, però. Peccato per noi. Speravamo un pareggio almeno. Lo so che speravate un pareggio. Va bene, abbiamo parlato di questo. Adesso Sanremo, l'avete visto Sanremo, Don Giovanni? Ho ascoltato le canzoni. Quella che ha vinto ha meritato, penso. Meritato, Ermalmeta. Una canzone sulla pace, perché Fabrizio troppe guerre. Troppo guerre, troppo le vostre guerre. Inutili guerre, vi parla di questa la canzone, quindi. Mi piace un passaggio dove si parla del sorriso dei bambini. Sorriso dei bambini, sì. È una canzone comunque dalla possibile eliminazione al vincitore di Sanremo. Sì, diciamo. Che poi Sanremo è sempre chiacchiere, sempre cose, insomma. Comunque poi anche la seconda è molto ballabile. Sì, lo stato sociale. Sì, con sì. La vecchietta lì. Con la vecchietta lì. Hanno portato anche i bambini del coro dell'Antoniano, Sì. C'è stato una brava ballerina. Brava ballerina. Tutti pensavano non fosse vera, invece è vera, in realtà è una inglese. Inglese, sì. È una signora. Ci insegnano inglese. Perché non si è mai troppo vecchi per andare in discoteca o divertirsi. Oggi i giovani si divertono poco, mentre gli adulti si divertono più di noi. Si divertono di più. D'accordo per Sanremo? Certo, sì. Anche... bisogna essere giovani dentro, credo. Non c'entra l'età. Fino a quando le persone riescono a dare il meglio di sé, l'età non conta. Certo. Va bene. Argomento chiuso, Sanremo, calcio, adesso parliamo di cose importanti. Questo è adesso lunedì, ecco, quindi lunedì e domani, no? Sì, domani. Allora, intanto vi ringrazio per la vostra presenza a Radio Studio 95, ringrazio il direttore, sempre presente ai nostri eventi. Ringrazio la Proloco di Rogudi, poi sarà Salvatore a dire il tutto, il menu e tutto ciò che concerne la serata. E ringrazio la parrocchia e ringrazio la partecipazione straordinaria del coro Venue Shalom, nato in questi ultimi anni. A me preme dire che questa serata anzitutto la vogliamo proprio per stare assieme, perché l'obiettivo principale è stare assieme e divertirsi. Dicevo che oggi gli anziani si divertono più dei giovani. Questo è un modo anche per far sì che tantissimi giovani partecipino a questa serata. Poi sarà Salvatore a spiegare il tutto e la raccolta fondi per che cosa sarà. Mi preme dirvi venite per ritrovarci, perché sono dei momenti per ritrovarci come comunità
per vivere una bellissima serata all'insegno del divertimento e dello stare assieme. Ecco, l'unico ingrediente che bisogna portare, ci sono tutti gli ingredienti, l'ingrediente è il divertimento che è assicurato. Questa è la cosa principale, divertirsi e divertirsi. Questo è giustamente, come diceva lei, i giovani non riusciamo a farli divertire più perché sono sempre lì attaccati al cellulare. C'è un'altra canzone, ritornando a Sanremo, di Roy Paci e Diodato, no? Dice: riusciremo a guardare il cielo. Ecco, nel senso che siamo sempre con gli occhi bassi con il cellulare. Questo è: riusciremo a guardare il cielo. Cosa... A proposito di guardare il cielo, ecco, visto che è domenica, ecco, uno sguardo non solo sempre in basso, sempre in basso. Ogni tanto cerchiamo di alzare gli occhi e guardare in alto. Esatto. Perché c'è un Signore che ci aspetta anche la domenica per santificarla. Diceva che a Carnevale bisogna divertirsi perché nemmeno si travestono più. Esatto, è un momento stupido. Si è perso anche questo, mamma mia. Quindi io mi auguro che i giovani possano e che siamo noi che dobbiamo comunque cercare sempre di indirizzarli, che queste feste non finiscano mai, che ecco, con questa bella iniziativa che avete fatto voi adesso a Raguti, diciamo, per questo ieri sera ho visto un travestimento spettacolare, un corto maltese proprio bellissimo. Sì. No, perché Don Giovanni non ho trovato il vestito da papa l'anno scorso, guardi, volevo migliorarmi. Sì, sì, ma mi pare che due anni fa, qualche anno, adesso non mi ricordo, due o tre anni fa, a Marina di San Lorenzo, mi pare, sì, c'erano ragazzi vestiti. Sì, sì, no, sì, abbiamo, sì, sì. C'eravamo anche noi come radio. Ieri l'abbiamo fatta, ci siamo divertiti. L'avete fatto? No, noi questa le manteniamo, le tradizioni le manteniamo, grazie alle nostre suore anche. Questo volevo chiedere, appunto. Tu non ti sei travestito? No, no, io questa volta ho saltato. Vediamo domani sera. Domani sera. Quindi si prevede anche la maschera. Chi vuole partecipare in maschera può farlo, perché darà un po' di spettacolarità, diciamo, alla festa. Ecco. Bene, bene. Facciamo, bene. Magari ce lo spiegherai tra un attimo. Intanto, se Don Giovanni vuole aggiungere qualche altra cosa. No. Diamo la linea. Anche so che deve dire messa Don Giovanni. Sì, devo celebrare messa. Sì, deve sì. Scappare, quindi viene da noi sempre con pochissimo tempo, perché a me piace tenerlo qua Don Giovanni, perché parlare con lui è una cosa bellissima. Grazie. Don Giovanni è una grande, brava persona. Allora, Salvatore, vediamo come tutto il contenuto di questa festa, così vi è venuta per la mente questo carnevale, ogni festa vale. Sì, sì, perché a Rocuti tradizionalmente il carnevale si festeggia ancora, i ragazzi generalmente fanno la sfilata per le strade, girano quasi casa per casa, quindi è una bella cosa. Abbiamo pensato di organizzare questa serata per divertirci innanzitutto, per stare insieme, per stare in compagnia con tanti amici. Ricordiamo anche che dentro lo spazio Fiera, dentro lo spazio Fiera, sì, una serata al coperto, quindi staremo bene e daremo, come dire, spazio anche al gusto. Faremo una serata dedicata anche ad assaggiare prodotti tipici del carnevale, come le crespelline, come i maccheroni con il ragù. Le cose che vi vengono bene, comunque, devo dire, Don Giovanni, maccheroni al ragù tradizionale greganico. Sì, insomma, sì. Non, ricordiamoci che usiamo farine di grano locale, quindi il gusto sarà particolarmente buono. Speriamo. Buono. Noi metteremo la buona attenzione. Abbiamo assaggiato più volte. Sì, sì. Quello che mi preme ringraziare è. Ciccio Nucera con la sua scuola di ballo, ecco, diciamo, parteciperà appunto alla serata e animerà la serata in modo ci sarà anche il karaoke di Dani e Domi, ci sarà, insomma, il karaoke di Dani e Romi, abbiamo sbagliato un addio. Romi vabbè. Dani sul volantino, però sono bravi lo stesso. Sì, vabbè, questo, pazienza, quindi si può sbagliare, ci divertiremo. Per collegarci al discorso di prima, al discorso calcistico, noi ricordiamo che domani sera sarà presente anche la squadra di calcio di Rocuti, quindi Juventus, bianco e nero, proprio la roba di casa nostra, monocromatico, senza bravo. Ci sarà la squadra di casa nostra, esatto. Credo
offrirà la maglietta a Don Giovanni, perché ha una non quella dell'Inter, no, la maglietta della nostra, della squadra locale, insomma. Quindi ci sarà questo dono a Don Giovanni. Sì, se non ho capito male il discorso del presidente della squadretta, l'altra sera la maglietta del Don Giovanni. Non hai capito bene, sì, giusto? No, ho giusto. Capito. Quindi sarà un momento anche particolare, con anche di carattere sportivo. Cosa dire? Dire che sarà una serata sicuramente bella, in cui staremo insieme e si esalteranno valori che fanno bene alla comunità, il valore dello sport, il valore della musica e dell'amicizia soprattutto. C'è anche una buona cosa che state facendo, il diciamo che la raccolta, questo è anche per una raccolta da devolvere alla parrocchia. Sì, 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 soprattutto la festa è caratterizzata da questa cosa, perché sappiamo che in parrocchia ci sono sempre difficoltà anche per le cose spicciole, quasi anche per pagare le bollette della luce, quindi possiamo tutto... cerchiamo di dare una mano alla parrocchia, perché quindi il ricavato va devoluto alla parrocchia di Rogudi. Sì. E insomma, diciamo che la quota anche diciamo sì, è una quantificata in pochi spiccioli, diciamo, ecco, a tutti, a tutti, anche perché se teniamo conto di quello che c'è, il menù, poi il divertimento, i balli, le cose, 10 euro insomma, la presenza del Radio Studio 95, ecco, è fondamentale. grazie, noi lo facciamo volentieri questo. E poi ancora, diciamo, c'è qualche altra cosa che vogliamo aggiungere, presidente? Aggiungiamo che vi aspettiamo numerosi, perché è bello stare insieme ed è bello dare una mano alle nostre parrocchie, perché si impegnano e fanno cose utili al nostro territorio, sia come parrocchia proprio, ma anche con azioni rivolte ai giovani, ai ragazzi e quindi alla comunità intera. Ecco, allora, vogliamo ringraziare le suore che veramente suore, stanno facendo, esatto, un lavoro ottimo sul territorio, perché c'è questo coro della parrocchia Avenue Shalom, giusto? Sì, sì, lo giusto, dico. Avenue Shalom, quindi è anche un'altra novità, perché il coro mi pare sia o no? Sì, perché... sì, no, è da qualche anno, due anni più di 30 elementi già hanno partecipato a dei concerti lì, sì, saranno lì presenti domani sera. Niente, voglio dire che l'invito è da parte di Don Giovanni e il presidente Salvatore Maesano, di venire. Venite perché il divertimento è assicurato. Ci divertiamo, facciamo un'opera buona, perché raccogliamo dei fondi da devolvere alla parrocchia. Viviamo queste sere di carnevale in maniera così bella, spensierata. Questo è chiaramente l'obiettivo. E poi ricordiamoci che una visita a Rogudi vale sempre la pena. Rogudi vale la pena, perché ci sono le persone speciali, poi c'è Ciccio Nucera, e insomma, dai, è una serata ricca di contenuti, l'obiettivo principale è il divertimento. Quindi, Don Giovanni, che altro possiamo dire? Mi dica. Nient'altro, aggiungiamo di... Oltre a questo, mi raccomando, io lo dico sempre nelle mie omelie, oggi è domenica, ecco, santifichiamolo questo giorno nel nome del Signore. Noi abbiamo tutta una settimana davanti a noi, e do un messaggio anche religioso, perché è giusto. Certo, ecco, certo. Cerchiamo di partecipare la domenica alla Santa Messa in maniera da ricaricare le batterie, perché serve per tanto stare con il Signore, ecco. Lei rimarrà qui questo carnevale, Don Giovanni? Sì, fino sì, a tardi. Sì, sì, no, starò lì con la gente, perché l'importante lo è stare in mezzo alla gente, perché no, è una cosa importante stare in mezzo alla gente, è importante. Quindi potete venire anche vestiti da come vi pare, insomma, ballo in maschera, è tutto libero, tranquillamente si può fare. Allora ricordiamo, carnevale Ogni Scherzo Vale, lunedì 12 febbraio 2018 a Rogudi, spazio fiera alle ore 20, serata di gusto, divertimento per raccolta fondi da devolvere alla parrocchia. Il menù, lo ripetiamo ancora, ci sono le crespelline, i maccheroni al ragù tradizionale greganico, che ve lo consiglio questo, poi c'è il dolce di carnevale, il vino, l'acqua, insomma, coriandoli, divertimento. Ecco, vi raccomando, avete pensato coriandoli, perché io, a me non li vendono proprio, non me li danno, quindi chi viene che porta i coriandoli,
così. Ecco, i coriandoli, mi raccomando, Don Giovanni, i coriandoli, certo, li devono portare, insomma. Però i coriandoli è il divertimento. È il divertimento. Niente, poi c'è Ciccio Nucera, il karaoke Dani e Domi, la partecipazione straordinaria del coro parrocchia Avenue Shalom. Ci saremo noi di Radio Studio 95, la serata sarà diretta sulla pagina Facebook di Radio Studio 95, quindi venite, venite, così saremo in tanti a divertirci. Allora, Don Giovanni deve scappare, io non lo so se vuole aggiungere qualche altra cosa. Don Solo Giovanni. Dirvi grazie per, a voi, grazie alla Proloco, grazie al direttore, grazie a Studio 95 e una buona domenica a tutti. Bene, noi salutiamo anche il presidente Maesano, Salvatore. Grazie, buona domenica a tutti. Mi preme ringraziare ancora una volta Radio Studio 95 che ci ha ospitati e che domani sera ci darà una mano proprio per la buona riuscita della festa. Grazie ancora. Sicuramente sarà una buona festa, perché questi signori che vedete al mio fianco sono persone che ci tengono a fare le cose per bene, a fare in modo che la gente che arrivi nelle cose che loro organizzano si possa divertire tranquillamente. Quindi l'invito che vi facciamo da ora, lo ripeteremo ancora nel corso della giornata di oggi, venite, venite tanti a Rogudi, vi ricordo, lunedì, quindi domani dalle ore 20 in poi, presso lo spazio Fiera. Grazie ancora, grazie, 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 grazie presidente.